La mia presentazione è volta ad illustrarvi quello che è appunto lo sviluppo dell'applicazione Violin e vorrei introdurre lo sviluppo dell'applicazione a partire da una frase che mi ha particolarmente colpito e che vorrei condividere con voi a proposito dell'importanza della divulgazione dei risultati scientifici ottenuti. La frase recita che la scienza non è finita fin quando non viene condivisa. I colleghi che mi stanno ascoltando sanno bene che la diffusione dei risultati della ricerca generalmente vengono diffusi attraverso delle riviste settoriali, delle riviste scientifiche. Ne avete viste alcune che sono state illustrate dalle colleghe che hanno precedentemente parlato, però in questo caso la comunicazione scientifica rimane ristretta generalmente all'ambito accademico, all'ambito di persone che sono strettamente legate al settore. Tuttavia, i risultati devono raggiungere il grande pubblico ed entrare nella pratica della vita quotidiana per avere un vero e proprio riscontro. In particolare, in questo caso, facciamo riferimento ai produttori di olio extravergine di oliva, così come ai consumatori. Essi fanno riferimento però a canali di comunicazione differenti, rappresentati da riviste di settore, da blog, da siti specializzati, dai social e dalle applicazioni che tutti noi siamo abituati a consultare nei nostri smartphone. Questi canali di comunicazione adesso si abbracciano e vanno di pari passo con quelle che sono le nuove vie del commercio e della pubblicità. Quindi è ovvio che il passaggio dalla ricerca scientifica ad un'applicazione rappresenta il mezzo più immediato per divulgare i risultati di una ricerca. Il VP8, che è appunto quello destinato alla divulgazione dei risultati ottenuti per il progetto Violin, è stato interamente gestito dall'Università degli Studi di Messina, quindi noi ci siamo occupati di monitorare tutte le attività divulgative degli 11 partners che hanno lavorato per il raggiungimento degli obiettivi. Abbiamo raccolto, revisionato gli articoli che sono consultabili nella sezione Violin del sito Ager e abbiamo intrattenuto dei contatti continui con le aziende che ci hanno fornito i campioni e curato i contenuti dell'applicazione. Per quanto concerne lo sviluppo del marchio e dell'app, ovviamente l'Università di Messina ha fatto riferimento ad una ditta specializzata. Il marchio che nasce è quello che voi vedete qui con un richiamo alla V di Violin e i rami di un albero di ulivo. Lo slogan è Violin, la sinfonia della qualità. Questa applicazione è disponibile per sistemi iOS e per Android ed è ovviamente libera con il free download. Qui riportati i link per scaricarlo, ovviamente potete fare riferimento alla mia mail che trovate nella locandina di registrazione per ulteriori informazioni, ma semplicemente su Play Store, cliccando Violin Olio, la trovate facilmente tra le applicazioni disponibili. Come qualsiasi altra applicazione è ovviamente ricca di una home page colorata e vivace con un menu a tendina dove è possibile consultare le varie sezioni. La prima è certamente quella che spiega qual è l'obiettivo principale del progetto Violin, che lo ricordo ancora una volta, è quello di valorizzare la qualità degli oli extravergini di oliva nazionali attraverso delle tecniche analitiche innovative, alcune delle quali vi sono state appunto precedentemente illustrate dalle colleghe. Nella sezione degli obiettivi sono riassunti i task che vi sono stati precedentemente illustrati chiaramente dal professore Luigi Mondello, ne ricordo alcuni: la valorizzazione dello scarto e quindi il recupero di molecole bioattive che possono essere utilizzate per la formulazione di nutraceutici, così come la caratterizzazione del profilo volatile o la caratterizzazione delle molecole bioattive, quelle dei claims nutrizionali. È ovviamente caratterizzazione dal punto di vista del genoma, attività antiossidante e altre attività biologiche in genere. Questi obiettivi sono stati raggiunti grazie alla sinergia di ben 11 entità di ricerca, qui mostrate e presentate nell'applicazione con il logo e il link che richiamo ovviamente all'Ateneo o all'ente di ricerca di riferimento.
un'ampia sezione dedicata invece ai produttori che direttamente o indirettamente ci hanno fornito i loro campioni e colgo l'occasione per ringraziare quanti di voi ci stanno seguendo e ci hanno anche dato fiducia, consentendoci il trattamento dei dati personali per figurare nell'app Violin. E quindi invito eventualmente chi non l'avesse fatto di arricchire i nostri contenuti, perché come vedete l'azienda è sponsorizzata, tra virgolette, con il logo e con il campione che appunto ci ha permesso di condurre la ricerca. La parte più corposa è quella che descrive i risultati raggiunti, perché è quello che vogliamo principalmente fare, quindi descrivere i risultati scientifici in termini divulgativi e semplici in modo tale che possano raggiungere consumatori e produttori. Vi sono varie sezioni per i più interessati alla caratterizzazione delle molecole caratteristiche dell'olio o delle varie cultivar, oppure la sezione dedicata alle molecole bioattive. Tutti gli articoli sono introdotti da un'immagine che ne richiama il topic principale, quindi il contenuto, così come per appunto la presenza dei fenoli, oppure il contenuto di vitamina E che vedete a titolo di esempio nella parte destra delle slide. Ancora una sezione che è dedicata agli eventi Violin. Siamo ancora fiduciosi che si possa creare un evento finale in presenza, ma se non fosse possibile, ci rivediamo tutti qui in piattaforma GoToWebinar per riassumere i risultati dell'intero progetto. Siete ancora una volta tutti invitati. E un'ultima parte che è invece destinata alle curiosità. Quindi la differenza dei marchi DOP, IGP, Bio, per tutti i curiosi del settore, anche banalmente perché conservare un olio extravergine di oliva in un contenitore ambrato piuttosto che in un contenitore trasparente? Quali sono le molecole dei claim nutrizionali? O tutti voi conoscete la legge sul tappo antirabbocco? Vi faccio quindi queste domande con la speranza che possiate trovare le risposte scaricando la nostra applicazione.